cosa accadrebbe se gli esseri umani scomparissero dalla faccia della Terra? Questa non è la storia di come potremmo estinguerci, ma di quello che potrebbe accadere al mondo che lasceremmo. In questo episodio della vita dopo l'uomo, trappole d'acciaio. L'oro riuscirà a preservarsi in un futuro senza esseri umani? E l'acciaio saprà resistere ai suoi terribili nemici? E cosa ha a che fare un misterioso minerale d'oro con la scomparsa dei dinosauri? Gli edifici costruiti nell'era dell'acciaio scomparirebbero per sempre. Benvenuti sulla Terra, popolazione zero. Le più grandi metropoli del nostro mondo sono state costruite con i metalli, finanziate dall'oro, innalzate con l'acciaio. In assenza dell'uomo, alcuni metalli sembrano in grado di resistere anche senza manutenzione. Quali sono le proprietà che fanno sì che alcuni si distruggano e altri resistano? Un giorno dopo la scomparsa dell'uomo. Nel cuore di Manhattan, la Federal Reserve ha ancora nei suoi depositi le enormi ricchezze che gli investitori non verranno più a reclamare. Qui sono conservati più di 500.000 di lingotti d'oro per un valore di 200 miliardi di dollari. Le ricchezze accumulate da circa 60 stati e banche centrali. È conservato più oro oggi nei sotterranei della Federal Reserve di Manhattan che in qualsiasi altro momento storico, in qualsiasi altro luogo della Terra. L'oro è depositato in sotterranei a 24 metri di profondità. L'ingresso è protetto da un cilindro rotante di 90 tonnellate in acciaio che assicura una chiusura ermetica e a tenuta stagna, insieme alla struttura circostante in cemento e acciaio. L'oro dura praticamente in eterno. Tutti mirano a possederlo perché non arrugginisce, non si corrode. Nessun elemento in natura può dissolvere l'oro. L'oro è uno dei metalli più inerti in natura. In caso di esposizione all'aria o all'acqua, le sue molecole resistono alla disintegrazione. Ma altri metalli di New York non resisteranno allo stesso modo. Nella parte settentrionale della città, le pareti di acciaio di Times Square offrono ancora uno sfavillante spettacolo urbano. Ma le strade sono silenziose e sinistre. Al tempo degli uomini, questo era uno dei punti più rumorosi della città. Un'esposizione prolungata a suoni superiori a 75 decibel era considerata nociva all'orecchio umano. Il rumore dell'ambiente qui misurava 80 decibel, con punte che arrivavano a 90. La sirena di un'ambulanza toccava i 120 decibel. Ora quei suoni sono spariti. Resta solo il brusio a 50 decibel dei condizionatori d'aria. Un mondo senza uomini sarebbe stranamente silenzioso. Il suono più frequente diventerebbe il cinguettio degli uccelli. Due giorni dopo la scomparsa dell'uomo, il sistema elettrico di New York inizia a cedere. Le migliaia di luci tipiche della città iniziano a spegnersi. Queste strade avevano conosciuto molti blackout. Nel 2003,
Un'interruzione della corrente elettrica della East Coast gettò Times Square nell'oscurità per più di 12 ore. Ma questa volta il blackout è permanente. Di giorno, nella giungla urbana di New York, si aggirano creature non abituate a provvedere a loro stesse. I cavalli, che un tempo trasportavano gli agenti di polizia o i turisti al Central Park, non hanno più nessuno che si prenda cura di loro. In un mondo di cemento e acciaio, questi cavalli riusciranno a sopravvivere? 1400 chilometri ad ovest di New York, la resistenza di vari metalli sta per essere messa alla prova. Con decine di birrerie come la Anheuser-Busch, St. Louis era conosciuta in America come la capitale della birra. Nella città che un tempo dissetava la nazione e il resto del mondo, l'equivalente di 3 milioni di fusti di birra continua a fermentare in migliaia di enormi cisterne. Questi sono serbatoi di fermentazione, l'equivalente di 60 fusti di birra. Questo è ciò che risale in superficie, un insieme di lievito, particelle di luppolo, proteine e azoto. All'interno dei serbatoi di fermentazione, il lievito è impiegato per trasformare gli zuccheri in alcol. L'anidride carbonica che si viene a formare fa salire la pressione del serbatoio. Se gli uomini sparissero, per qualche giorno non ci sarebbero problemi. Ma se il sistema elettrico cedesse, senza raffreddamento le temperature dei serbatoi aumenterebbero. D'estate, a St. Louis, si superano facilmente i 37 gradi. Nelle birrerie, il processo di fermentazione sarebbe accelerato e molto più violento. Le valvole di sicurezza automatiche oggi impediscono alla pressione dei serbatoi di salire eccessivamente. Ma la fermentazione dà anche origine a un fenomeno chiamato Kroisen, un residuo schiumoso che risale in superficie. Il calore triplica la quantità di Kroisen nel serbatoio e le valvole di sicurezza non tengono più. La rottura delle valvole provocherebbe una catastrofe in 36 ore. Nel 2009, l'esplosione di una valvola di sicurezza aprì una voragine di 90 metri sul tetto di un birrificio di New Orleans. ...36 ore dopo la scomparsa dell'uomo. A St. Louis si susseguono esplosioni violente come quella del 2009, mentre residui tossici vengono eruttati nell'aria e fuoriescono fiumi di birra. A New York, intanto, il problema non è la birra, ma l'acqua. Senza energia elettrica, le 700 pompe che un tempo toglievano quasi 50 milioni di litri d'acqua al giorno dalla metropolitana non sono più operative. Le gallerie sono già allagate. Sei mesi dopo la scomparsa dell'uomo. New York è al buio, fatta eccezione per uno strano bagliore a Times Square. Installato nel 2009, questo prodigio dell'umana tecnologia è un pannello pubblicitario che non dipende dal sistema elettrico cittadino. Il 90% della sua energia è generato da 16 turbine eoliche. Il rimanente 10% è fornito da 64 pannelli solari. L'impianto dell'insegna pubblicitaria produce abbastanza elettricità da alimentare 6 case per un anno intero. Le pale delle turbine sono state progettate per resistere al gelo invernale e rallentano automaticamente in presenza di forti venti al fine di evitare danni. Il pannello continuerà a funzionare per anni, finché non accadrà un evento inaspettato. Un anno dopo l'uomo.
La piazza ribassata del Rockefeller Center al centro di Manhattan è ancora un luogo di incontro. Solo che adesso sono gli animali a radunarsi qui. Se gli uomini sparissero, molto probabilmente a New York inizierebbero a tornare gli animali che un tempo vivevano in questo territorio. Appena fuori dalla città ci sono moltissimi cervi, che in quel caso arriverebbero in centro. Al tempo degli umani, questo cortile di cemento si trasformava in una pista di ghiaccio artificiale per pattinare. Adesso il ghiaccio è completamente naturale. D'inverno l'acqua si ghiaccerebbe e il ghiaccio si accumulerebbe sul piazzale. In primavera, allo scioglimento del piccolo iceberg, tutta l'acqua andrebbe a defluire nei sotterranei della città, deteriorando le fondamenta degli edifici. In primavera, libera dal ghiaccio, la piazza diventa un'aiuola selvaggia. Ben presto, la piazza diventerebbe un giardino. La grande umidità favorirebbe la crescita della vegetazione. A troneggiare sopra questo giardino urbano c'è ancora la statua di Prometeo. Il personaggio della mitologia greca che rubò il fuoco agli dèi ora assiste alla distruzione di ogni cosa inventata dall'uomo. La statua di Prometeo resisterebbe in modo ottimale. L'opera è stata realizzata in bronzo ricoperto d'oro e per i primi 5-10 anni il rivestimento esterno non presenterebbe alcun segno. Continuerebbe a brillare. L'oro è molto resistente, ma il rivestimento è sottile. La pioggia, la grandine, la polvere alla fine corroderebbero lo strato dorato arrivando a intaccare il bronzo. Un anno dopo la scomparsa dell'uomo, il lento declino continua nel silenzio. Ma ben presto il fragore dell'acciaio e della roccia che crollano trasforma Manhattan in un'isola di distruzione. E un altro minerale abbatte anche i dinosauri. Tre anni dopo la scomparsa dell'uomo. Ogni angolo di New York è avvolto dall'oscurità, tranne uno. Ma alla fine anche il pannello di Times Square, alimentato con energia solare ed eolica, soccombe. Non per mancanza di energia, ma perché semplicemente non c'è più nessuno che sostituisca le lampadine. Nel frattempo, i cavalli urbani che un tempo giravano per Times Square e trasportavano i turisti per Central Park sono fuggiti. Ma possono sopravvivere a lungo in un mondo senza uomini? Il cavallo è un animale delle pianure. È per lo più un grosso erbivoro e la sua tattica di difesa dai predatori consiste principalmente nella fuga. Ma è anche un buon lottatore, se necessario, per cui i cavalli di New York avrebbero buone possibilità di cavarsela allo stato brado, ma avrebbero bisogno di prati da brucare e vasti spazi in cui correre. I campi da golf che circondano New York potrebbero essere perfetti. In poco tempo, però, i prati da golf si trasformerebbero in foreste, le quali non fornirebbero ai cavalli l'ambiente di cui hanno bisogno. Per sopravvivere, questi cavalli dovranno trovare il giusto habitat, e in fretta. Il luogo più adatto si rivela la spiaggia. Il cordone litoraneo, ricco di erba della costa atlantica, in tempi antichi ha costituito un ambiente favorevole alla crescita dei cavalli selvaggi. Al tempo degli uomini, varie centinaia di esemplari affollavano l'isola di Assateague, al largo delle coste della Virginia e del Maryland, i discendenti dei cavalli introdotti dall'uomo 300 anni prima. Non vedo perché non potrebbero vivere nel
selvaggi a Long Island, ma i cavalli attualmente utilizzati dalla polizia o per trainare calessi dovranno trovare luoghi adatti alla loro sopravvivenza in tempo. Dieci anni dopo la scomparsa dell'uomo. Una delle opere in acciaio più originali del mondo, il Gateway Arch, resiste ancora a St. Louis, sul Mississippi. Il suo aspetto non è cambiato da quando gli uomini sono saliti per l'ultima volta sul ponte di osservazione. Con i suoi 63 piani, è la struttura più alta della città e potrebbe essere la più duratura. Sebbene l'architetto che l'ha progettato, Iiro Saarinen, abbia affermato che potrebbe resistere per 1000 anni, la sua esile forma sembra vulnerabile in un mondo senza l'uomo. A differenza di un grattacielo, infatti, l'arco non ha una struttura di sostegno in acciaio. La sua resistenza è data dalle doppie pareti in acciaio inox riempite di cemento. L'acciaio inox si corrode molto lentamente. La superficie di acciaio inox è ricoperta da una pellicola di ossido di cromo, in grado di resistere decenni all'usura degli elementi. Se tutti gli uomini morissero, credo che questa struttura resisterebbe molto a lungo. Al suo interno non si verificano infiltrazioni d'acqua, quindi mancherebbero le condizioni per il formarsi della ruggine. Non c'è motivo per cui questo edificio debba crollare. Il Gateway Arch resta la porta verso l'ovest, almeno per il momento. 30 anni dopo l'uomo. Al Rockefeller Center, intanto, le pareti degli edifici hanno subito una strana trasformazione. Le crepe tra i mattoni favoriscono i depositi di calcare, nei quali si depositano semi e terra. Nel giro di 20-30 anni, con tutta probabilità, un manto verde rivestirebbe le pareti esterne dei palazzi. Già oggi la vegetazione tende a diffondersi in tutta New York, anche dove non dovrebbe essere presente. Questa è la High Line, una ferrovia sopraelevata che si estende per 22 isolati lungo il West Side di Manhattan. Fu completata nel 1934 per favorire il trasporto delle merci dalle fabbriche agli esercizi commerciali della città. Ma il traffico ferroviario diminuì negli anni 50, poiché le merci iniziavano a venire trasportate con i camion. L'ultimo treno sferragliò su questi binari nel 1980. Qui abbiamo una struttura prevalentemente in acciaio. Siamo a Manhattan, ma nessuno passa più da qui. Nessuno fa più caso a questa parte della città e le piante spontanee possono crescere indisturbate. Questa striscia di vegetazione nel bel mezzo della città costituisce la prova che la grande mela diventerebbe selvaggia molto in fretta, in assenza dell'uomo. Trentacinque anni dopo la scomparsa dell'uomo. Le spiagge piene di ville lungo West Hampton, il paradiso per le classi più agiate di New York, non costituiscono più il rifugio dagli affanni della città. Queste opulente case sono sempre state precarie. Molte furono costruite persino sul lido che protegge la terraferma dalle impetuose onde dell'oceano. Negli anni 90, una serie di tempeste atlantiche travolse il cordone litoraneo di West Hampton, distruggendo molte abitazioni. Dopo questa catastrofe, la US Army Corps of Engineers provvide alla ricostituzione del lido e alla sua costante manutenzione, prelevando la sabbia dal fondo del mare, al fine di riempire e rinforzare le spiagge. Ora ci troviamo sulla draga. In qualche modo può ricordare un aspirapolvere. Questa macchina, infatti, aspira la sabbia dal fondo dell'oceano. La sabbia viene poi pompata sulla spiaggia. Lì
viene distribuita in modo uniforme da apposite ruspe. Dal giorno della catastrofe, ogni 4 anni la US Army Corps ha pompato milioni di metri cubi di sabbia su queste spiagge. Ma ora, senza l'erculeo sforzo degli uomini, le ville dei ricchi vengono inghiottite dalle onde. Se non ci fosse più l'opera dell'uomo a ricostituire la banchina, decine di migliaia di case sarebbero danneggiate e la parte più bassa di Long Island verrebbe inondata. Cinquant'anni dopo la scomparsa dell'uomo, gli scheletri dei dinosauri restano in piedi, testimonianze di un'epoca molto lontana, antecedente all'avvento dell'uomo. I sostegni di metallo li hanno preservati per decenni, ma in quelle ossa si sta diffondendo un pericoloso male. Si chiama pirite ed è un minerale conosciuto come l'oro degli stolti per il suo colore dorato. La pirite si forma durante il processo di fossilizzazione, quando i batteri danno origine a una reazione chimica che sostituisce i tessuti molli con cristalli duri. L'oro degli stolti è uno dei minerali più comuni che si formano intorno a corpi in decomposizione e che troviamo infatti intorno ai fossili. Molti fossili che mi capita di analizzare sono di colore dorato. Se i fossili vengono conservati in condizioni adeguate, la pirite all'interno rimane stabile. Ma in presenza di umidità, il minerale reagisce con l'ossigeno e si espande. Questi cristalli, crescendo, spezzano l'osso dall'interno. Nel 1999, lo scheletro di Triceratopo, esposto allo Smithsonian Institution da quasi 100 anni, dovette essere smantellato e restaurato, perché le sue ossa erano state logorate dalla pirite. Cinquant'anni dopo la scomparsa degli esseri umani, nel museo di storia naturale più grande del mondo, il regno dei dinosauri si avvicina alla fine. Svettante nel cielo di New York, la corona d'acciaio del Chrysler Building brilla ancora. Al tempo degli esseri umani, l'acciaio dell'edificio aveva bisogno di poca manutenzione. Era stato pulito solo 2 volte in 76 anni. Al 61esimo piano, 8 aquile d'acciaio inossidabile sorvegliano la città, continuamente sferzate da fortissimi venti. Il Chrysler Building è particolarmente esposto ai venti, perché nella parte orientale non ci sono altri grattacieli a proteggerlo. Le gargolle non fanno parte della struttura dell'edificio. Sono un'aggiunta. Sono state, diciamo così, attaccate. La saldatura con l'edificio si logora e l'aquila senza ali spicca il suo primo e ultimo volo. In tutto il mondo lo schianto dell'acciaio e del cemento sulla terra diventa ogni giorno più frequente. La futura realtà di abbandono è visibile già oggi in un centro nel deserto del Nevada. I fondatori intendevano fare di questa città la rivale di Chicago. Le nostre grandi città senza l'uomo faranno la stessa fine, perché le strutture più moderne presentano un difetto di costruzione che potrebbe causarne il crollo molto presto. Novant'anni senza l'uomo sono sufficienti a devastare città costruite per durare secoli. Il futuro che ci aspetta è già diventato realtà in questo luogo misterioso. Mentre le moderne metropoli sono state costruite in acciaio, questa città è vissuta ed è morta per loro. Questa è Rhyolite, nel Nevada. Un'ex città mineraria a 190 chilometri da Las Vegas, nello spietato deserto vicino alla Death Valley.
Quando la febbre dell'oro travolse le montagne del Nevada nel 1904, la popolazione di Rhyolite salì da 2 minatori a 1200 in soli 6 mesi. Alcuni trovarono una grande fortuna. Nei primi 3 anni, la più grande miniera della zona produsse oltre $1 milione in oro, l'equivalente di oltre $24 milioni attuali. I ricavi incoraggiarono la costruzione di una città che i suoi padri speravano sarebbe diventata la rivale di Chicago. Nel 1908 qui vivevano 8.000 persone. Questa è la stazione ferroviaria di Rhyolite. Fu costruita nel 1908 ed era una delle prime cose che si vedevano all'arrivo in città. Stando qui oggi, in questa silenziosa città fantasma, si può quasi sentire il suono di quella locomotiva a vapore risalire le colline di Beatty, con il fumo che sbuffa dalle caldaie e le persone che scendono sui binari. Sembra quasi di sentire ancora le loro risate entusiaste mentre sperano di trovare qui un futuro dorato. Ma nonostante le prime favolose estrazioni, la maggior parte dell'oro più prezioso si rivela troppo difficile da portare in superficie. E una crisi finanziaria nazionale prosciugò i capitali necessari a finanziare la corsa all'oro. Nel 1910 il boom era già finito. La città fu lasciata morire. Rhyolite ora potrebbe sembrare la classica vecchia città fantasma del West, ma i suoi edifici raccontano una storia unica. Questa è la Cook Bank. Un tempo, fiore all'occhiello di Rhyolite, conservava beni per un valore di oltre $200.000, l'equivalente di quasi 4 milioni attuali. Nel periodo del suo massimo splendore, la banca aveva scale di marmo e finestre di vetro colorato. Rhyolite allora era una città molto fiorente. C'erano case ed esercizi commerciali che ricoprivano tutta la vallata. Se fosse stata costruita in legno, come la maggior parte degli edifici dell'epoca, le pareti sarebbero crollate molto tempo fa. Ma questo fu uno dei primi edifici a più piani nel West costruito in cemento armato, un materiale che veniva impiegato negli Stati Uniti solo da 15 anni. Edificato per resistere, il cemento ha tenuto testa alle devastazioni del tempo. Ma ora il suo tempo sta per scadere. Vedere un'enorme massa di cemento ridotta così è inquietante. Sono passati solo 100 anni da allora e ci troviamo davanti il guscio vuoto di un edificio importante. Altri 100 anni e questo palazzo sarà solo un ammasso di polvere e sabbia. Il nemico nella Death Valley non è l'umidità. Questo è uno dei luoghi più secchi della Terra. Situata sulle montagne, anziché nella vallata sottostante, Rhyolite ha una media di precipitazioni annue di appena 120 mm. Quello che abbonda qui sono il vento e la sabbia. La logorante azione abrasiva del deserto è come un fucile che spara sabbia. Le particelle corrodono le superfici e penetrano nelle crepe. Il cemento si sfalda. I vari strati si staccano dall'interno e l'intera struttura crolla. Come potete vedere, si tratta di un posto pericoloso. Questo edificio è qui da oltre 100 anni. Ma se guardiamo attentamente, vediamo che sta quasi per crollare. Cede sotto il proprio peso. Ma anche l'uomo ha contribuito alla distruzione di Rhyolite. Molti venivano qui a saccheggiare materiali edili che scarseggiavano nel deserto. I travetti dei solai furono divelti e portati via dall'edificio poco dopo l'abbandono. E una volta spariti i travetti dei solai, le pareti dell'edificio hanno iniziato ad ondeggiare in modo pericoloso. E in un processo di questo tipo, l'integrità dell'edificio è a rischio. Nell'emporio della città, dove i minatori venivano un tempo a comprare i loro attrezzi, la sparizione delle strutture di sostegno interne ha accelerato la sua distruzione. Anche il vetro, ricavato dalla sabbia, può essere un solido materiale per la costruzione di una casa.
La Bottle House di Rhyolite venne realizzata con 30.000 bottiglie vuote. La casa è stata impiegata da allora in varie occasioni. Nel 1925 venne usata in un film muto. Il vetro è un materiale biologicamente inerte e non si usura. Gli ambiziosi fondatori di Rhyolite volevano erigere una metropoli nel deserto. Invece, dopo 90 anni, la città sta per essere cancellata dalle carte. Questo dimostra che una qualsiasi città può cadere in rovina e sparire nel giro di 200 anni. Un secolo dopo la scomparsa dell'uomo. Tutte le città del mondo hanno l'aspetto abbandonato delle città fantasma del West. A New York i grattacieli sono torri spettrali e un cambiamento introdotto in campo edilizio negli anni 40 ha determinato la nuova forma dello skyline. Cento anni dopo la scomparsa dell'uomo. Il boato dell'acciaio che cede riverbera nei canyon erosi di New York. I cavi dei ponti sospesi che collegano Manhattan, Brooklyn e Queens stanno cedendo. Il ponte di Brooklyn è sorretto da migliaia di sospensori verticali. Ciascuno dello spessore di un polso umano. Ogni cavo è composto da 7 filamenti di acciaio intrecciati, un totale di 160 km di acciaio per ogni cavo. I cavi, continuamente sottoposti a pressione, hanno un rivestimento in zinco che arrugginisce molto più lentamente dell'acciaio sottostante. Questo è il cavo del sospensore di un ponte. Guardate com'è composto. Qui la vernice si sta staccando. Ci sono punti attaccati dalla ruggine. Questo significa che il rivestimento, che è continuamente sottoposto a pressioni, sta cedendo. All'interno ci sono dei fili che stanno arrugginendo e questo potrebbe causare delle fratture sui singoli fili. Quando i fili si usurano e non tengono, iniziano a spezzarsi uno dopo l'altro, fino ad arrivare al crollo del ponte. Del ponte di Brooklyn, i pendolari più avventurosi della città un tempo usavano un'altra struttura sopraelevata per arrivare a Manhattan. A tenere su il Roosevelt Island Tramway sono dei cavi di soli 4 centimetri di diametro. Il punto debole della struttura è quello in cui i cavi attraversano la torre di supporto in acciaio. Nel punto in cui i cavi si congiungono con i tralicci, i terminali devono sostenere una pressione maggiore quando passa la cabina. I cavi vengono sottoposti a notevoli sforzi. Ed è questo che alla lunga li usura. Al tempo degli umani, i cavi venivano spostati di 30 metri ogni 5 anni per evitare l'usura del singolo punto a contatto prolungato con la torre. Ora, anche se la teleferica non è più in funzione da 100 anni, il vento ha continuato a sferzare, sottoponendo a stress i cavi vicino alla torre. I cavi si spezzano e la cabina precipita di 70 metri nell'East River.
150 anni dopo la scomparsa dell'uomo. Al Rockefeller Center, dove gli uomini un tempo dovevano trasportare un albero per celebrare le vacanze natalizie, ora il verde ricopre permanentemente la piazza. I grattacieli che hanno reso famosa New York si sono trasformati in ecosistemi verticali. Alla base degli edifici inizieranno a prevalere terra e detriti accumulati. Si svilupperà una grande varietà di piante tipiche degli ecosistemi più secchi, in particolare querce e noci americani. Più si va in alto, più l'aria diventa secca. Le piante copriranno i palazzi e questo tipo di vegetazione non farà altro che diventare più folta. 150 anni dopo la scomparsa dell'uomo. Inizia l'era del crollo dei grandi edifici di New York. Sorprende che siano proprio gli edifici più nuovi a crollare per primi. Mentre negli edifici più vecchi erano le pareti esterne, le strutture portanti, un nuovo tipo di tecnica edilizia sviluppatasi negli anni 40 prevedeva che il peso della struttura poggiasse quasi interamente sui pilastri interni. La maggior parte dei grattacieli costruiti dopo la guerra impiegava una particolare tecnica grazie a cui le pareti esterne necessitavano solo di un leggero rivestimento in vetro e acciaio. I cittadini di New York si lamentano delle frequenti infiltrazioni di acqua nelle case. Ora viene effettuata una manutenzione efficace. Pensiamo a cosa accadrebbe se nessuno se ne occupasse più. Per questo motivo, gli edifici più moderni cadrebbero per primi. I grattacieli costruiti fino agli anni 40 sono quelli che resisterebbero di più. Duecento anni dopo la scomparsa dell'uomo. Con il crollo dei moderni grattacieli, il panorama di New York è da grande depressione. Realizzati entrambi all'inizio degli anni 30, l'Empire State Building e il Chrysler Building un tempo erano stati gli edifici più alti del mondo. Il Chrysler mantenne lo scettro per meno di un anno prima di venire superato dall'Empire State. Ma ora la loro rivalità è finita. L'Empire State Building scompare dal panorama. Il Chrysler, il primo grattacielo a superare i 300 metri, è di nuovo l'edificio più alto della città. Ma come prima, il suo regno non durerà a lungo. I pilastri deteriorati non sono più in grado di sorreggere i solai. È questo il punto critico in cui un grattacielo arriva sull'orlo del collasso. Il crollo dei vari pilastri che reggono un solaio ne provocano la caduta sui piani sottostanti e avvia il più delle volte un catastrofico effetto domino. Lo skyline di New York è ora irriconoscibile. Sono pochissime le strutture rimaste in piedi in tutto il mondo. Una di queste è il Gateway Arch di St. Louis. Una piccolissima componente aggiunta all'ultimo minuto sarà la causa della sua distruzione. Duecentocinquanta anni dopo la scomparsa dell'uomo. Il Gateway Arch di St. Louis ha un rivestimento di acciaio inossidabile che lo protegge dall'usura degli elementi. Ma l'acciaio inox non è invincibile. Non dura per sempre. Ma la causa del crollo dell'arco potrebbe essere al vertice della struttura. Quello è il punto più sottile. I punti più sottili sono due sezioni che formano la cosiddetta chiave di volta.
Si tratta di due triangoli d'acciaio, base per altezza 5 metri per 5 metri e mezzo. Sono stati gli ultimi pezzi a venire installati. La chiave di volta è di importanza critica per la stabilità di una struttura, tanto che prima che questa fosse inserita, venne impiegata un'impalcatura stabilizzante per impedire che le due parti crollassero. Prima che i due pezzi venissero posizionati, il 28 ottobre 1965, un sacerdote cattolico e un rabbino benedissero il pezzo finale. Ma ora le preghiere dell'uomo non servono più. La chiave di volta si stacca e cede. Le due parti non sono in grado di sostenersi da sole. Crollerebbero a terra. I primi 250 anni senza l'uomo hanno visto gli skyline delle nostre città crollare a terra. Ora le rovine vengono inghiottite dall'acqua, dalla vegetazione e dalla terra. Mille anni dopo l'uomo, i luoghi dove prima svettavano i grattacieli di New York sono ora solo dei canyon. E dove prima circolavano i taxi, ora scorrono i fiumi. I fiumi scorreranno dove prima c'erano le strade, e poi ci saranno delle specie di canyon ai piedi di strane colline. Questi saranno i resti dei grattacieli crollati. Diecimila anni dopo la scomparsa dell'uomo. Sulle spiagge del mare in espansione corre un branco di cavalli selvaggi, i discendenti degli equini urbani che migliaia di anni fa proteggevano e facevano divertire i cittadini e i turisti di New York. L'alto contenuto di sale presente nel cibo di cui si nutrono presuppone che questi animali bevano due volte di più dei loro antenati domestici. L'erba che mangiano è povera di sostanze nutritive e i cavalli sono di statura minore a causa della povertà della loro dieta. In ogni caso, però, sono sopravvissuti. Intanto, vari metri sottoterra, una cripta in acciaio arrugginito custodisce il suo prezioso contenuto. Un tempo era soli 24 metri sottoterra. Oggi il caveau della Federal Reserve è a decine di metri di profondità e incamera l'acqua proveniente dall'innalzamento del livello dei mari. All'interno, una grande quantità di oro mai accumulata al mondo rimane intatta. L'oro è sottoterra. È protetto dall'acciaio, ma l'acciaio non reagisce bene sottoterra. Se guardiamo dei reperti archeologici in acciaio, vediamo che sono arrugginiti in superficie. Sottoterra, l'acciaio tende a usurarsi di più. L'acciaio si corrode. I lingotti d'oro non dureranno migliaia di anni, ma milioni. Se un giorno dei futuri archeologi lo troveranno, si chiederanno quale tipo di cultura abbia potuto creare un tempio tanto sorprendente. L'oro a 24 carati manterrà per sempre la sua qualità di metallo prezioso. Un tempo estratto, modellato e protetto dall'uomo, ora ritorna alla Terra, in un mondo senza uomini. Nel prossimo episodio, pitoni e alligatori si combattono all'ultimo sangue. Alghe acquatiche tolgono vitali risorse di ossigeno agli abitanti del mare. Per le forme di vita rimaste è la resa dei conti. Benvenuti sulla Terra, popolazione zero. La Terra dopo l'uomo, l'alba dei predatori.